Borgaro, hanno tentato di rapire un bimbo di 3 anni, è accaduto ieri a Borgaro Torinese durante la festa patronale di Santa Cosima e Damiano, due bimbi si sono allontanati dai genitori, il primo è stato ritrovato poco dopo, mentre del secondo, di soli 3 anni, nessuna traccia, i genitori hanno allertato i carabinieri per le ricerche, ad un tratto il padre ha visto il piccolo tenuto per mano da un uomo. Si è messo ad urlare ed è corso verso di lui. L'uomo ha lasciato la mano del bimbo ed è corso verso una Renault 19 grigia sulla quale un complice lo stava aspettando a motore acceso. I due sono riusciti a fuggire. Sono ora in corso le indagini per risalire al proprietario dell'auto. Secondo i carabinieri di Borgaro, compagnia di Venaria, si è trattato di un tentativo di sequestro. Aggiornamento. Per il tentativo di sequestro di un bimbo di 3 anni avvenuto ieri a Borgaro Torinese, i carabinieri stanno cercando un uomo di origine slava. Sarebbe a lui quello che si stava allontanando con il bambino in braccio e poi fuggito su una Renault 19 grigia dopo essere stato scoperto. Il padre del bambino ha denunciato ai carabinieri di averlo raggiunto, colpito, ma è comunque riuscito a sfuggirgli. Parlava slavo, ha detto, è fuggito con un complice.